Cappelletti, proprio Kane, il tiro dalla media, colpisce il secondo ferro, poi cerca di distendersi Giordano Bortolani, è ripartito in quintetto anche oggi, favorisce il movimento di Cristo, 9 secondi a disposizione, spalle a canestro, Bortolani proprio su di lui, nuovamente fuori per Severini, la bomba da parte. Sono altri 3, diventano 8 complessivi nella partita sia di Verona che del ragazzo nativo dell'Illinois. Occhio alla bomba, chiama movimento i suoi crociarmagli, occhio al pallone sopra, tentato da Cappelletti, da 0 a doppio 0, prima però c'è una mano tortonese che dice di no, spedendola poi all'interno del bersaglio, 12 a 14. Si segna con buona regolarità su entrambi i fronti, occhio al pallone perso da parte di Bortolani. Liberi, 12 partite con la Gevi, doveva di rescindere il contratto per gravi motivi disciplinari, proprio lui qui a cercare di 8 minuti da giocare, 10 secondi per costruire qualcosa. Kane lascia l'avversario sulla propria strada, si tratta di Udon, appoggia comodamente per Leon Radosevic, si torna a giocare con Tavernelli che va da Radosevic, fuori per Candy, dall'angolo si alza Tavernelli, mi sembrava veramente forte andare poi a servire un assist importante per Davis, importante ed anche molto bello è quello di Filoi, cerca un passaggio verso Johnson, palla che rimane però in favore di Anderson, strappata da Harper, lui attacca malissimo, Kriston ancora, esperienza anche per lui in Germania a Ulm, Fioi, ancora una volta alla distanza, decisamente on fire, più 10 per Tortona. Filoni ancora in punta per il numero 0 da Cincinnati, due piedi all'interno del pettorato, due punti all'interno del canestro della Scaligera, schiaccia il passaggio per Giordano Bortolani, tandem è un dato di fatto ormai in questa stagione. Vediamo qui la sua splendida difesa che sta mettendo in enorme difficoltà Tortona. Il tiro alla distanza, Kriston! Il quinto miglior tiratore di liberi nell'NBA, 86.3. Anzi, si tratta di Anderson. Kriston ancora. Poi Smith viene a dare una mano. Figlio e schiaccia il passaggio per Tyler Kane. Si libera dalla marcatura di Cappelletti. Gara la Tezenis quando sembrava non averne più. In punta Severini. Ancora una volta da Harper. Cerca di ubriacare Cappelletti, il suo passo verso il canestro.